Siamo lodati Gesù e Maria. Bene, fratelli e sorelle carissimi, ci accingiamo insieme a dare uno sguardo integrale al Vangelo che abbiamo ascoltato, alla prima e alla seconda parte. La prima parte che accentua un pochino la dimensione della fede come realtà in evoluzione, dinamica, non data una volta per tutti, no? Cresce in noi la fede, ciò che dicono gli apostoli a Gesù fa intendere che la fede è veramente qualcosa che può crescere o diminuire o scomparire. E anche l'immagine che Gesù usa, adesso vedremo il granello di senape, quindi il semino in rapporto alla pianta, non è senza significato. Mentre nella seconda parte vedremo un aspetto particolare della vita di fede che Gesù applica in questa paraboletta del servo che svolge due distinte mansioni, quindi arare o pascolare il gregge, e che, come diceva la mia buona e santa mamma, il senso del Vangelo è: ha fatto mezza parte dell'obbligo suo e manco tutto. Così diceva sempre mia madre quando tornavo da scuola e diceva: mamma, sono andato bene all'interrogazione? Hai fatto mezza parte dell'obbligo tuo e manco tutto. Quindi il Vangelo ci fa comprendere che alcune cose, ecco, anche molto belle, che possiamo e dobbiamo fare e che certamente il Signore gradisce, però abbiamo fatto mezza parte dell'obbligo nostro e neanche tutto. Vediamo la prima parte. Dicevo già ieri sera che la fede è un'unica realtà con due dimensioni, diciamo una un pochino più che si propone alla nostra conoscenza, al nostro intelletto. Che cos'è la fede? La fede è l'adesione a tutta quella serie di verità di fede che Dio ci ha rivelato e che sono sintetizzate nel credo che recitiamo dopo l'omelia e che ovviamente occorre conoscere, accogliere e chiederci quanto ci credo e se ci credo. Ma la fede è anche, come appare dall'esempio di Gesù, dire a un gelso che si trapianti e si sposti insomma nel mare, oppure quello che diceva Abdia, situazioni di morte, di sofferenza, dice: tranquillo, ci penserà nostro Signore, il giusto vivrà mediante di fede e soccombe chi non ha l'animo retto. Ci indica quella fede nella sua dimensione esistenziale, cioè la fede che ci pone in rapporto con quel Dio che noi crediamo presente, operante e onnipotente nella nostra vita, E questo è difficile crederlo, soprattutto quando capitano i guai grossi nella nostra esistenza, quelli che ci pongono dinanzi all'alternativa: ma Dio cosa sta facendo? C'è o non c'è? Come mai è successa questa cosa? Tutti più o meno siamo passati attraverso queste strettoie esistenziali. La fede offre una via differente. Io non capisco, io non comprendo, io soffro, d'accordo, e anche tanto a volte, ma credo fermamente che Dio c'è, Dio sa perché, Dio mi ha messo in questa situazione non senza un buon motivo e certamente la saprà risolvere e tirarmi fuori nei tempi, nei modi che lui sa e certamente nella forma migliore possibile e immaginabile. Questa è la fede che sposta le montagne. Ora, questa realtà, l'immagine del granello di senape, ci fa capire che non è data una volta per sempre. Dicevo nell'omelia precedente, tutti quanti noi siamo tutti battezzati, tutti. Ma quanta fede ci abbiamo oggi? Punto interrogativo. E quanti battezzati dicono: padre, ho perso la fede? E come mai si perde la fede? La fede non è come un mazzo di chiavi che te, capite, che per distrazione la perdi. La fede la perdi se la trascuri. Allora, l'immagine, non so se avete mai visto, andate online, casomai vedetelo su internet, avete mai visto quanto è grande un albero di senape che è cresciuto? Cioè, il granello di senape è più piccolo di tutti i semi, dice Gesù in un'altra parabola, ma l'albero di senape grande è enorme. Quindi che significa? Quando siamo stati battezzati, tutti abbiamo ricevuto questo semino nel nostro cuore. Quanto grande è diventato? Quanta fede ci abbiamo? Vi ricordate la candelina? Non ci ricordiamo quando l'abbiamo ricevuto noi, l'abbiamo visto fare ad altri, no? Quando il sacerdote dà la candelina al padrino e alla madrina, quella è la lampada della fede, dice: custodiscila questa cosa, non la fare spegnere, fai in modo che sia sempre alimentata. E così quel dono può diventare un albero immenso, oppure può essere un seme che purtroppo sta in un terreno poco fecondo e muore. Ecco allora le immagini che Gesù usa nella seconda parte del Vangelo: un servo che va ad arare, attenzione, oppure a pascolare il gregge. Sono due immagini, sono due lavori distinti, no? Arare la terra e pascolare il gregge.
cosa c'è dietro queste immagini? È chiaro che Gesù dice questa parabola nel contesto del discorso che sta facendo sulla fede. Allora, se la fede è quel granellino di senape che è stato seminato nel nostro cuore, come fa a crescere? Facciamo finta che il nostro cuore sia un bel campo. Per far crescere un seme, cosa bisogna fare? Bisogna arare, bisogna innaffiarlo, poi quando escono le piantine bisogna metterci il concime, poi bisogna fare attenzione che non ci vadano i pidocchi, non ci vadano i parassiti, poi se si storce un pochino bisogna metterci i fustini e legarlo e poi curarne piano piano le tappe di crescita. Allora, l'immagine dell'arare è la cura che noi stiamo avendo della nostra anima, quanto cioè la nostra vita di fede e di carità cresca. Lo stiamo facendo questo lavoro. Altri il Signore li chiama, oltre che a prendersi cura di questo, anche a pascolare il gregge. È facile questa immagine, no? Chi è che pascola il gregge? I pastori. Nella Chiesa voi conoscete qualcuno che fa il pastore? I ministri, no? Allora, chi sono questi servi? Tutti quanti noi siamo chiamati ad arare e a coltivare la nostra anima. Alcuni devono pure stare attenti a pascolare il gregge, cioè a curare il prossimo. Allora, che succede? Succede che, speriamo che sia sempre così, che dalla radura esca fuori un bellissimo albero, bello. Oppure che dal pascolare il gregge escano fuori delle belle pecorelle, belle pimpanti, belle arzille, non vanno sempre tutto tanto male nella vita. E allora qui sorgono delle cose. Allora, ma se io oggi sto messo abbastanza bene, ho una buona fede, vuol dire che sono stato bravo. Allora qualcuno vuol dire di bravo, vuol dire che chi lo sa quante cose belle ho fatto, quindi è merito mio, d'accordo? Oppure c'è una persona che attraverso di me si è avvicinata al Signore, ci picchia, quindi avrò diritto a una ricompensa, perché questa è una cosa grossa. Ecco la paraboletta che Gesù fa. Allora, questa paraboletta ci dice due cose. Ecco, se c'è qualcosa di buono nella nostra vita, ringraziamo nel Signore, perché è vero che noi dobbiamo metterci il nostro. A Sant'Ignazio di Loyola, ricordate, Sant'Ignazio di Loyola è il fondatore dei Gesuiti, l'ordine a cui appartiene il Papa, diceva: c'è questa legge nella vita dell'anima che vale sia per la cura della nostra anima che anche per la cura del gregge. Noi dobbiamo lavorare, quindi dobbiamo impegnarci, ma qualunque successo che noi otterremo lo avremo solo se Dio benedice il nostro lavoro, precede, lo accompagna e lo segue. Altrimenti, tu lavori dalla mattina alla sera, tu stai dentro una parrocchia, predichi, fai tutto quello che ti pare, non si fila nessuno se Dio non ti aiuta. Allora Sant'Ignazio diceva: fate come se tutto dipendesse da voi, sapendo che niente dipende da voi. Questo era il suo motto. Allora, la morale del Vangelo qual è? Se tu stai lavorando perché la tua fede cresca, il Signore è contentissimo, ma consideralo un grande onore, capito? Perché ogni cosa buona che vedrai nascere nella tua anima, mettiti in ginocchio e ringrazia il Signore. È vero che tu ci hai lavorato un po', ma ringrazia Lui che ti ha dato la grazia e l'aiuto di farlo. E se sei un pastore, questo vale per i poveri preti, per i vescovi, pure per il Papa, se vedi che qualcosa di buono esce dal tuo ministero, non ti inorgoglire mai e soprattutto non pensare che tu sei utile o indispensabile, perché tutto è grazia di Dio. Voi sapete che c'è il proverbio popolare, che già questo non lo segue quasi nessuno, che dice: tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. Già questo ci credono in pochi. Ma il Vangelo dice: siamo tutti inutili. Che significa? Significa che il Signore può fare a meno di noi. Che bella notizia oggi. Oggi ne sta qua Don Leonardo, ma non fa niente, cioè, ci potrebbe stare tranquillamente Don Nicola, d'accordo? Capite? Cioè, nessuno, cioè, è strettamente necessario, perché il motore di ogni azione buona è altissimo. Gli strumenti contingenti sono circostanze del tutto casuali. Se attraverso una persona mi sono avvicinato al Signore, certamente ci avrò dei sentimenti di gratitudine, ma devo conservarli soprattutto attraverso il Signore, perché se quella persona ha qualcosa di buono, non viene da lei, viene da Dio. Capite? Se nella mia vita ho combinato qualcosa di buono,
Mi devo mettere in ginocchio in ringraziazione e dire: Signore mio, come mai che ti sei servito di me per fare qualcosa di buono? Come mai che vedo delle cose belle dentro di me, che io sono stato tanto cattivo, sono tanto peccatore, sono tanto imperfetto, eccetera, eccetera. Queste sono disposizioni nel cuore che sono esattamente quello che Gesù sta dicendo nel Vangelo. Ecco, facendo questo imiteremo la umiltà bellissima, ecco, di Maria Santissima, che era la più bella e la più grande di tutti, e che si riteneva la nullità in persona. E la Madonna, poi lo vedremo oggi pomeriggio anche, vi dirò qualcosa al termine della Santa Messa, è stata così grande proprio perché era la più umile di tutti. Quando uno è così umile e è così piccolo come Maria, il Signore fa veramente, come ha detto nel Magnificat, grandi cose. Ti dà tutto, perché più noi ci facciamo piccoli e più il Signore ci riempie di grazie. Perché più riconosciamo che tutto viene da Lui e niente da noi, e più tutto quello che Lui vuole e può darci ce lo dona con gioia per il nostro bene e per l'edificazione dei nostri fratelli. Siano lodati Gesù e Maria.